Nasce una nuova associazione dei commercianti di Teramo Stazione, ben 47 commercianti affiliati, vi siete dotati anche di un luogo, ma perché questa necessità? Perché crediamo che l'unione fa la forza, perché abbiamo delle necessità di sviluppo del nostro quartiere, perché siamo un quartiere che cresce tantissimo e abbiamo la necessità di poter offrire servizi migliori alla nostra clientela. Passeremo attraverso opere sociali e culturali per far crescere sia l'associazione che il quartiere. Infatti durante la conferenza avete detto che vi farete anche garanti proprio del verde e di diverse situazioni nel quartiere. Sì, ci piacerebbe che il Comune ci affidasse le zone verdi pertinenti al nostro quartiere perché ce ne vorremmo occupare noi direttamente, perché il decoro del nostro quartiere per noi è linfa vitale. Intanto c'è un altro comitato qui che è sorto da poco, ovviamente vi unirete anche con loro, magari cercherete di portare avanti insieme un discorso, anche nei confronti dell'amministrazione. Assolutamente sì, per noi il comitato di quartiere che è fatto da chi abita nel quartiere, che sono tutti, quasi tutti i nostri clienti, quindi abbiamo sia la voglia ma anche il piacere di poter collaborare al fine ultimo di poter far crescere il quartiere in una maniera sana e giusta per tutti. Quindi collaborazione però due comitati distinti. La nostra è un'associazione, non è un comitato, rappresenta una categoria, cioè un'associazione fatta da commercianti, quindi e da liberi professionisti, insomma, da detentori partita IVA. La vicenda di Via Pannella, comunque insomma il discorso viabilità, voi farete anche un incontro prossimamente con il sindaco di Teramo. Sì, cercheremo, ma quello come tanti altri aspetti, non è soltanto questo. Il problema, cioè bisognerà migliorare tanti aspetti della viabilità. Naturalmente, faremo delle proposte e aspetteremo delle risposte. Su Via Pannella molti commercianti ci hanno dichiarato che c'è stato un vistoso calo del fatturato da quando è stato inserito il senso unico. Sì, questo purtroppo è vero, nel senso che è una via che era già stata chiusa precedentemente da un lato, oggi anche dall'altro, e quindi in realtà non ha più vie d'accesso importanti, è soltanto delle piccole vie d'accesso e questo ha creato dei problemi perché è una via molto commerciale, tra l'altro è una delle poche vie, anzi è forse l'unica via in questa zona che ha porticati, quindi si può girare tranquillamente senza ombrello anche quando piove, cioè per noi è una grossa risorsa, è importantissima. Chiaro che la risposta l'aspettiamo dalle istituzioni.